Vai Donato. Nella contrada Sette Cammini, Casette, che nei prossimi anni, attraverso la progettazione degli ingegneri di Della Valle, è stato proposto e accettato e approvato un polo sportivo, una casa di riposo, un hotel di lusso, nuovi collegamenti viali e un ampliamento dell'area dirigenziale della DOMS. Cosa ne pensa di queste manovre? Le manovre dell'amministrazione, quando vengono prese in giudizio, vengono valutate queste opere di grande valore pubblico, per cui un'amministrazione è anni luce lontana dalla realizzazione delle stesse in determinati periodi, sono soltanto da prenderle come oro colato nella valutazione di quegli interessi diffusi che la cittadinanza sicuramente può beneficiarne da qui a 10, 20, 30 anni. Perché qui parliamo di opere di imponente valore, per cui il patron della valle siamo onorati di averlo all'interno del nostro territorio e può fare solo la ricchezza del nostro paese e dei nostri figli, che poi sono quelli che beneficeranno di queste opere e anche della nostra fascia più avanti con l'età, quindi gli anziani, che dovranno avere quelle attenzioni che oggi difficilmente un'amministrazione pubblica con le risorse a disposizione potrebbe garantirgli con opere pubbliche di questo valore. Per cui ben vengano queste opere che vadano nel rispetto delle normative esistenti e cercando di toglierci di dosso quell'alone per cui ogni opera o ogni progettazione che venga realizzata dal privato abbia quell'alone di giusto arricchimento, di speculazione edilizia, non ci permettano in questi anni di avanzare, di andare avanti in un percorso che ci porti ad avere anche poi quelle aperture e quindi ci permetta di avere anche una vetrina nei confronti dei comuni di Vigno. Io ho partecipato al Consiglio Comunale del 19 aprile in cui si è votata questa variante, perché ritengo che questa variante sia una grandissima opportunità di sviluppo per quella parte di territorio. La cosa che mi è dispiaciuta e che ho criticato l'amministrazione comunale è che una variante del genere deve essere fatta all'inizio di un'attività amministrativa, perché l'amministrazione deve dare il proprio taglio politico alla crescita del territorio. Una variante di queste, arrivata 2 settimane dalle elezioni, non ha senso, tra virgolette, perché comunque ci fa capire come non ci sia stata programmazione in 5 anni e come l'amministrazione non possa fare altro che andare dietro le esigenze di un privato perché non riesce a programmare. Fermo restando che abbiamo partecipato, non abbiamo fatto polemica e ho votato a favore di quella variante proprio perché l'ho ritenuta come una fonte di sviluppo per l'azienda, per l'imprenditore, ma soprattutto per quella zona. Grande risorsa per il territorio di Sant'Elpidio a Marche. Guarda, io è notorio, SEL ha come obiettivo primo quello del consumo del territorio zero, per cui come prima reazione, come prima risposta ti potrei dire che il fatto di cementificare in maniera magari non mi trova particolarmente d'accordo, anche se chiaramente si capisce che ci sta un indotto, un lavoro per la cittadinanza che risulterebbe importante. Io vorrei capire per esempio se la manutenzione per esempio dello stadio a chi toccherà. Vorrei capire per esempio se lo stadio sarà totalmente ad uso privato o pubblico. Vorrei capire per esempio cosa ci sta a fare un albergo così importante in una periferia piuttosto che magari lasciare desertificare il centro storico. Cioè, mi sarebbe piaciuto anche che il nostro più illustre cittadino e grande imprenditore tenesse anche in considerazione, non so, anche il centro storico, per esempio con dicevo che ci fosse un'attenzione anche non solo per Casette ma anche per il resto del territorio, mi sarebbe anche se in linea generale non si può parlare
di un'opera totalmente negativa, perché porta lavoro certamente, però ecco, io vorrei vedere bene quelle che sono i risvolti, anche perché un terreno, per esempio lo stadio, per tenerlo poi in ordine, dato che lo gestirà il comune, avrà tutta la potenza economica per poterlo fare, o cadrà in uno stato di abbandono come le altre, diciamo, l'altro verde pubblico che ci abbiamo nel comune? Ok. Il progetto in sé è sicuramente una cosa molto importante per il paese, perché avere un investitore, un privato che investe in questo tipo di, in questo intervento così consistente, opere pubbliche, campi sportivi, attrezzature sportive, attrezzature per il sociale, albergo, quindi diciamo che è una cosa molto importante, che sicuramente per Casette è una cosa essenziale, ma può essere importante anche per tutto il territorio, per tutto il paese, quindi ritengo che comunque sia una cosa positiva. Il fatto che sia stato presentato in questo come ultima chicca, diciamo, nella gestione dell'amministrazione, può far pensare che forse sarebbe stato meglio presentarlo con un po' più di anticipo, per dare il tempo a chi di dover analizzarlo e verificarlo, capire un po' anche, gli eventuali costi che vengono ribaltati sul comune per la gestione, per la manutenzione, per l'urbanizzazione, cioè capire bene il piano dei costi, che non è stato così ben delineato, sia come entrate che come uscite, sia come, quindi, come investimenti, che come ritorno degli investimenti. Questo. Allora, ritorno a dire, sempre sta campagna preelettorale, allora, voi dovete pensare che un mandato dura 5 anni, poi in 5 anni non è che uno si ferma 2 mesi prima perché c'è la campagna elettorale, uno fino all'ultimo giorno deve svolgere il lavoro per cui è stato chiamato. Se Della Valle mi presenta una variante a dicembre, io o gli dico di no e non vedo il perché, o gli dico di sì e la porto avanti finché ci sono, fino al punto massimo dell'istruttoria. Se adesso questa amministrazione è riuscita da qui a maggio a vedere la pratica, a fare l'istruttoria, ad approvarla, a portarla in consiglio comunale, non capisco il perché non ce l'avrebbe dovuta portare. Perché i 5 anni sono pieni, non sono 5 anni meno 2 o 3 mesi, sono 5 anni, perché se no erano 4 anni e 6 mesi o 4 anni e 7 mesi, sono 5 anni. Poi ci sono, è vero, dei tempi per indire l'ultimo consiglio comunale, che so, 40 giorni prima, 45 giorni prima della scadenza, ma io lascio agli altri il pensiero di dire che questa non era una variante straordinaria che dà risposte a livello di pubblica utilità, perché parliamo di viabilità, di una struttura sportiva, di una struttura socioassistenziale, in cambio del potenziamento della sua azienda. Quindi io credo che sono contento che in poco tempo dalla presentazione ad oggi siamo riusciti a espletare questa pratica, che l'abbiamo approvata, perché almeno Della Valle tra 30 giorni può, perché è il tempo delle osservazioni, può continuare il suo cammino. Se noi non l'avremmo portata tra lezioni e tutto, se ne sarebbe parlato forse a settembre, avremmo perso 6 mesi. Siccome siamo carenti di strutture sportive e socioassistenziali, non in quella zona, in questo territorio, penso che l'amministrazione ha fatto una cosa dovuta. Io riguardo al modo, al metodo che hanno utilizzato, quindi, per approvare questo progetto che ha presentato il dottor Diego Della Valle, non sono assolutamente d'accordo, perché il cittadino non è stato coinvolto e perché il cittadino non conosce questo progetto. Invece, per quanto riguarda il progetto del dottor Diego Della Valle, sono molto, ma molto favorevole, perché è un progetto che valorizzerà ancora di più il nostro territorio. Quindi sono molto
sono anche d'accordo per poche parole la progettazione, quindi per il pubblico privato, di fondamentale importanza viste le ristrettezze economiche. Queste osservazioni al progetto presentato da Della Valle sono state presentate il 28 maggio 2012 in mattinata. Premessa: le mie osservazioni nascono dalle promesse elettorali tra le quali ergeva unanime un sentimento condiviso di partecipazione e confronto della popolazione alla vita politica del paese. L'amministrazione Mezzanotte, a dire vostro, prendendo quella decisione in quel modo, non ha ottemperato a quel comportamento, che io definisco etico, di cui si parla, quantomeno per il modo in cui è stata approvata, per l'appunto. Da notare inoltre che già si parla di notevoli proposte di modifica prima ancora di cominciare in cantiere. Personalmente l'idea che sembra sorgere da questi atteggiamenti è la fretta di approvare una bozza di un progetto che potrebbe non essere più approvato successivamente alle nuove direttive regionali che a breve andranno in vigore e ai quali tutti i PRG locali, quindi comunali, dovranno adattarsi, ma come ripeto, questa è solo una mia impressione. L'atteggiamento e il modo applicato nell'approvazione di questo progetto dà come l'impressione che chi ha il denaro ha il potere e governa sulle scelte del territorio. Messaggio che, pur se da un punto di vista personale, dovrebbe far riflettere un'amministrazione eletta dal popolo per il volere del popolo, con il quale si impegna a partecipare la popolazione alla vita politica del paese, già detto più volte in campagna elettorale. Sono altresì certo che l'amministrazione Mezzanotte né il signor Della Valle vogliono dare un'impressione del genere in merito, né era loro assolutamente intenzione. Sono certo che sono io che ho questa impressione e, come ripeto, nessuno mette in dubbio la buona fede di tutti coloro che si sono mossi in merito per l'approvazione dello stesso o la realizzazione di questo progetto. Ciò nonostante, questa sensazione che vi ho esposto mi ha fatto pensare ad una possibile soluzione in merito, che vorrei esporre attraverso queste osservazioni, con la speranza che possa essere d'aiuto all'amministrazione. Obiettivi di questo progetto: portare la popolazione alla partecipazione attiva alla vita della vita politica del paese. 2. Coscientizzare la popolazione all'etica, condivisione, partecipazione e confronto. 3. Creare movimento di persone nel territorio, quindi pubblicizzare il territorio stesso all'esterno. 4. Eliminare qualsiasi forma di favoritismo o di opportunismo tra il potere economico e politico. 5. Premialità per meritocrazia, con conseguenze visibilità alle persone con le capacità che hanno dato il loro aiuto su un piano di vista sociale per tutti. La proposta è suddivisa innanzitutto in 4 punti, in 4 aree. La prima area è la realizzazione di un bando di concorso partecipato, quindi assieme alla popolazione, sentendo le idee di ogni zona, i fabbisogni dei cittadini in ogni quartiere, e premialità e notorietà per chi si sa distinguere per le sue idee che possono aiutare, diciamo, il paese. Secondo punto: realizzazione di questo bando pubblico per un nuovo PRG che tenga conto di fattori quali l'ecologia, il risparmio energetico, la viabilità e anche i territori a fianco, al fine di distribuire ed organizzare in modo programmatico tutto il territorio locale e non solo una piccola area di interesse di un privato. Terzo punto: coinvolgimento e pubblicizzazione del territorio, coinvolgimento di università di architettura e ingegneria, oltre ad istituti per geometri ed arredatori, con premialità all'istituto e al candidato. Valutare con il bando di raggiungere anche istituti esteri che per distanza, esigenze e tecnologie avranno certamente un punto di vista diverso e potrebbero portare novità nel territorio. È possibile implementare il bando di concorso con le esigenze progettuali del privato, ovvero di tener conto delle strutture che vorrebbe fare il privato. Questo per ottenere magari il miglior posizionamento su tutto il territorio. I progetti
potrebbero essere implementati oltre con dei video informativi realizzati dagli stessi progettisti per spiegare ai cittadini il perché delle loro scelte. Questo modo di fare, di operare, creerebbe partecipazione e collaborazione, oltre al fatto che i cittadini inizierebbero a conoscere e a vedere cose nuove fuori da queste realtà che sta appiattendo il territorio. I video pubblicati e diffusi potranno essere utilizzati sia come strumenti di crescita sociale e personale e oltre a uno strumento gratuito di visibilità locale. Quarto punto progettuale. Votazioni pubbliche per la scelta del vincitore. Ogni quartiere, ogni zona si potrebbe pensare ad una specie di votazione per il miglior progetto nel quartiere. In questo modo i cittadini per ogni zona si prenderebbero le loro responsabilità, che fino ad oggi invece venivano additate alle scelte di potere amministrative. Riassumendo, la speranza con questa osservazione è che l'amministrazione comprenda che il paese ha bisogno di un modo nuovo di operare e di collaborare. La crisi che sta colpendo il territorio non ha colpito solo le amministrazioni con i tagli, ma anche i cittadini, ed è per questo che è importante essere uniti per operare assieme ed aiutarci a vicenda. Conseguenza per cui si chiede di, primo, rimandare il progetto della valle e anche tutte le altre aree in programmazione di espansione che per la loro estensione e vastità vanno a influenzare e modificare il territorio in maniera da stravolgerne tutte le condizioni ad oggi presenti, come ad esempio anche le aree 7, 10 e 35. Il secondo è coinvolgere il territorio nelle decisioni amministrative, ma questo era già stato detto in campagna elettorale.